Ciao a tutti cari amici che sono dei gemelli, ben ritrovati qui in mia compagnia. Eccoci pronti per conoscere le vostre previsioni del vostro rosco per il mese di giugno 2022. Vi ricordo come sempre che queste sono energie generali, quindi non possono valere per tutti, per quello vi invito a optare per i miei consulti privati e personalizzati di cartomanzia. Vi lascio qui sotto tutto nel box informazioni. Se vi va lasciate un like, un commento, un feedback e iscrivetevi al canale attivando le notifiche. Attraverso la campanella in alto a destra, cliccate su tutte le notifiche per non perdere i miei prossimi video ed aggiornamenti. Se vi va, ovviamente, condividete sui vostri social questo oroscopo. Benissimo, incominciamo a stendere le carte sul tavolo. Carta 42 Doti comunicative: La Suprema Sacerdotessa, carta 2 degli Arcani Maggiori. Il 6 di bastoni. Carta 42 della saggezza. Abbiamo questa carta di Dixit. E infine per la sfera amore, amicizia, famiglia, dialogo, nella coppia, in famiglia, con gli amici. Benissimo. Allora, camici dei 10 gemelli. Sicuramente, durante questo mese di giugno, vi farete sentire e esprimerete una volta per tutte le vostre opinioni nei riguardi di un rapporto o più rapporti o anche una situazione che si verrà a creare proprio durante questo mese. Avete ottime doti comunicative per dialogare con le altre persone, ma anche per dialogare con voi stessi, con la vostra interiorità. Quindi fate leva su queste doti comunicative attraverso un dialogo e ovviamente anche attraverso un ascolto attivo. Ok? Quindi sicuramente qui dovrete parlare, non stare zitti, ma parlare e farvi comunque rispettare e valere. Abbiamo poi la carta della suprema sacerdotessa collegata all'arcangelo Haniel. Cosa vi dice questa carta? potenti intuizioni psichiche. Quindi qua dovete far leva sulla vostra intuizione e sulla vostra sensibilità, ok? La riflessione e la meditazione possono darti preziose informazioni. Quindi attraverso un momento di introspezione, attraverso un percorso di meditazione e ovviamente di riflessione, riuscirete a è captare quei messaggi quei segnali per rispondere a determinate domande facendo ripeto in, eh, leva anche sul vostro intuito si sì, in pace quindi comunque sia è un, un momento proprio di, di, di pace di, di equilibrio a eh, 360 gradi quindi sarà comunque un mese pressoché equilibrato e stabile Abbiamo poi questa bellissima carta che è il 6 di bastone, questo uomo esultante, quindi esulterete per qualcosa, avrete piena fiducia in voi stessi, mostrerete agli altri eh, i vostri talenti o farete capire agli altri quanto per voi sono molto importanti le altre persone che avete accanto. C'è un successo, c'è una vittoria, c'è un riconoscimento pubblico, ci sono delle gratifiche, qualcosa di bello dal punto di vista soprattutto delle vostre passioni, eh, dal punto di vista creativo, progettuale, ma anche dal punto di vista proprio lavorativo e professionale. Quindi andate avanti e andate alla riscossa perché qualcosa di bello lo comunque crevete proprio durante eh, questo mese, ok? Abbiamo poi la carta della saggezza, che è questa carta di questo gufo con questo, ehm, diciamo, questa corona in testa. Allora, prima di tutto, questo gufo è simbolo comunque di introspezione. È importante durante eh, questo mese, come diceva anche questa carta della sacerdotessa, cercare a osservare quello che avete dentro di voi e senza paura dovete trovare delle soluzioni giuste alle vostre domande e anche fare comunque delle scelte mirate e più ponderate dal punto di vista relazionale questa carta vi invita a guardarvi dentro cioè dovete capire se è bene portare avanti una relazione anche cercare un po' di, di ascoltare quella vocina interiore del vostro inconscio e capire se è giusto continuare sui vostri passi oppure ad esempio se cambiare strada ok quindi è importante cercare di ascoltare eh, la vostra intuizione di ascoltare eh, la vostra comunque sensibilità ok e sicuramente in questo caso riuscirete a eh, rispondere ai vostri interrogativi, ok? Quindi, qua solamente questa energia. Dal punto di vista ehm, lavorativo, questa carta vi invita a non farvi sfuggire dei dettagli importanti sul luogo di lavoro o anche sul rapporto che avrete con i vostri colleghi o il vostro datore di lavoro quindi fate comunque leva ancora in questo caso sul vostro istinto ed è molto importante che ehm, qua mostrerete come dicevo questa carta mostrerete i vostri talenti mostrerete anche quanto per voi è importante quella professione e sono tutti meriti che non provengono dagli altri ma provengono solo da voi stessi quindi veramente tanto di cappello e come questo, diciamo, gufo che è appollaiato su se stesso, ok? Questa carta vi invita proprio a fare un percorso di meditazione. Quindi meditate, 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 che invece il segno dei gemelli. Ma anche attraverso i video su YouTube, prendete un video su YouTube di meditazione e cercate di meditare. Ok? Qui questa carta, poi mi è venuto anche questo flash, vi invita anche a lasciare andare un qualcosa, ok? Dovete lavorare soprattutto sul settimo chakra. Quindi fate proprio delle meditazioni, dei percorsi, soprattutto sul vostro settimo chakra, che è poi il chakra della corona, ok? Ovviamente, poi dovete capire anche se c'è qualche disequilibrio negli altri chakra, nei chakra più bassi, però dovete proprio cercare di lavorare maggiormente sul chakra della corona. Ok? Proseguiamo la stesa con questa carta. Quindi, da questo diciamo, specie di uovo è uscita questa, questa pianta che poi simboleggia la rosa, quindi anche il simbolo dell'amore. Sicuramente, qui qualcosa crescerà, si svilupperà anche in ambito dei rapporti interpersonali, ma non solo dal punto di vista amoroso. Potrebbe essere anche un'amicizia, un qualcosa dal punto di vista familiare che andrà oltre. Ci sarà proprio da parte vostra un gesto d'amore e vi donerete alle altre persone alle persone che davvero contano per voi ed è importante cercare proprio di coltivare giorno dopo giorno i vostri rapporti anche perché nella sfera amore amicizia e famiglia quindi dal punto di vista di rapporti interpersonali ci sarà maggior dialogo come ho detto poc'anzi quindi le carte sono veramente collegate tra di loro quindi comunicherete con gli altri e ci sarà comunque maggior dialogo nella coppia, in famiglia o mh, con gli amici anche per risolvere qualche piccola conflittualità che avete avuto anche durante le settimane o mesi precedenti. Ok, quindi sicuramente è un mese davvero interessante per voi cari amici del seno dei gemelli. Io vi aspetto sempre qui sul Tagomè. Ciao a tutti, alla prossima.